Buongiorno rega! Day 4! Comunque, vediamo un po' questo giorno 5 cosa ci prospetta. A bomba! Io ho le mie due veline personali, la mora e la bionda. Guarda che belle che sono. Le nonnine. Ciao nonne. Te la date tutta la gente che vi sta guardando. Questo è il ballo del qua. Questo è il ballo del qua. Ciao pa, ciao. Noi ce ne andiamo, arrivederci. Ciao nonna, ciao nonna. Baci. Andiamo ora con la casa del cugino. Meandri della stanzetta di Salvatore con tutti gli attestati vari che ha preso per la batteria. Pazzo flippato qua, che sta assopprimendo qui dentro con il suo fratellino, l'altro cuginetto Edoardo. Quanti ti conosci? Ma quanti attestati? Cuginetto, bambino, cavalletto, mi metto sempre a montare il vlog. Adesso usciamo, andiamo a comprare qualcosa e torniamo alla Batcaverna. Che bomba raga, non potete capire. Praticamente ho chiesto consiglio a mia nonna per quelle macchioline, ho scoperto fosse poi catrame che mi aveva schizzato quel camion nell'altro vlog che vi ho già detto. Sono andato a lavarla, mi dicono che non posso farci niente, devo andare al carrozziere, invece mia nonna fidati di me, prendi un pezzo di carta e dell'olio d'oliva. Oh raga, è venuto via tutto, tutto. Cioè mi sono ustionato perché la carrozzeria era bollente, però è venuto via tutto, una bomba. Sono troppo felice, pensavo di aver rovinato la macchina. Già è bella tartassata, c'ha un bel po' di graffi e mi piange il cuore. Però boh, perlomeno sono riuscito a togliere tutte queste mille macchioline nere su tutta la carrozzeria. A bomba. I pomeriggi belli. Chi tocca? Andiamo a vedere l'altro prima il video per vedere chi tocca. A me? Allora butto questo. Taggi, tieni. La coperta del letto. Allora vediamo cosa possiamo fare. Prendi. Faccio così, tocca a me. No, deve prendere lui. Perché? E spalla. Ma è il primo. Oh ragazzi, aspetta, aspetta. A cosa stiamo giocando? Ah, mi sono perso. La briscola. Io pensavo che era scopa. Stronzo. Ok, ok, aspetta. Facciamo così. Te cupini. Spengo il telefono, non ce la posso fare. Raga, no, cioè non riesco, ho provato a riprendere un attimo, se no non seguo il gioco. Sono passato dal trullo perché la nonna aveva dimenticato il telefono, qua, la nonna di Racale, e la dobbiamo riportare, no? Adesso c'è un po' il fiatone perché stavo zappando. Perché ogni volta che entro qua nella proprietà del trullo, c'è una stradina, no, per entrare, questa stradina è andata qua, prendo fino là. E niente, c'ha delle erbacce selvatiche che sono nate al centro della strada. Ogni volta che passo con la macchina, grattano sotto. Quindi niente, adesso ve le faccio vedere che le tolgo. Vedete quelle erbacce lì che sono al centro della strada, e un altro lì adesso vado a togliere. Ogni volta che passo con la macchina, grattano sotto. Comunque questi sono piante di capperi. Nel caso voi non lo sapete, tutti quei cespugli qui. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, disboscamento attuato. Oh, un po' di mandorle fresche. Che top. Dormi fuori, dormi bene. Sull'amaca a farti torturare mentre dormi. Yeah. Ti piace il panino, eh? Te ne sono presi due da portare a casa, adesso mi... Però prima andiamo a fare un giro a vedere che cosa c'è in questo posto. Questa è la famosa Torre Suda. Ora sto ripercorrendo la strada di mare. Per andarmi a riprendere l'auto che ho dovuto parcheggiare a chilometri di distanzino, è voluto rimanere lì perché deve aspettare un suo amico che deve mangiare anche lui. Quindi niente, sta prendendo un panino e poi mi raggiunge a casa. Io sto già andando a casa. Il mio paninozzi.